Radio Radicale, siamo col senatore Guidi di Noi Moderati, Fratelli d'Italia, per parlare con lui di questa uscita del generale Vannacci sui disabili in una classe separata. Allora, si è discusso tanto di questo. Io, sapendo che oggi veniva al Senato, speravo di incontrarla perché ero curioso di sapere che cosa pensava di questa uscita di quello che si vorrebbe chiamare generale sulla scheda elettorale. Allora, come ha trovato queste parole? È rimasto sorpreso? Vengono da uno che si candida con una forza che in Europa non è vostra alleata, ma che in Italia lo è. Quanto è stata la sua sorpresa? Condivide qualcosa? Ma intanto, ma lo dico col cuore, ma anche spero per quello che rimane smesso, vista l'età, col cervello. In un periodo elettorale così decisivo per la nostra vita di cittadini italiani in Europa e di europei in Italia, esasperare le polemiche spesso create anche per far sì, molto cinicamente, che si parli di qualcuno, non mi appartiene. Credo che dire che si è diametralmente opposti e che tutta la mia vita professionale e politica, insieme a milioni di altre persone, sia completamente opposta a quello che mi pare dica il generale, è cosa facile e doverosa, come hanno fatto altri colleghi, anche a livello di ministeri e di governo, quindi. Ma credo che la risposta più giusta non sia quella di demonizzare, posso dirlo, una scoreggia intellettuale, forse mal capita, ma è semplicemente un'idea che non si può condividere se il generale aveva quest'idea. Io credo che l'importante sia quello che stiamo facendo a livello personale, nelle commissioni, a livello di ministeri e, ripeto, di governo, provvedimenti tutti volti, poi magari la gentilissima Manuela ne farei una piccola lista perché così posso completare il mio intervento con un appendice indispensabile che lei può dire molto meglio di me. Ecco, sempre in controtendenza a queste idee, che forse nemmeno in generale, visto che è arrivato fin lì, condivide. Ci mancherebbe altro, l'inclusione e l'integrazione scolastica è certamente, ma scientificamente prima, costituzionalmente in parallelo, una delle conquiste più rivoluzionarie e positive d'Italia. Lo dico perché, essendo molto contento dopo, ho vissuto l'esclusione, l'amarezza, la solitudine, la mancanza di cognizioni, la mancanza del bello di stare con gli altri per tantissimi anni. Si dicevano i direttori, alla quale i miei genitori e nonni andavano a chiedere la mia iscrizione, e Antonio Guidi, essendo disabile, può essere anche bello, ma spaventerebbe gli alunni. Le è stato fatto un discorso di questo genere ai suoi genitori? No, tantissime volte, tanto che alla fine erano un pochettino depressi, oltre che incazzati. Devo Lei dire l'ha saputo subito o l'ha saputo che dopo? no, loro molto, come dire, civilmente mi portavano insieme perché volevano condividere con me queste scelte di vita. Quando finalmente al San Gabriele, certamente pagando, essendo un po' una scuola d'élite, venne accettato e vissi 3 anni bellissimi di liceo,
Beh, mi proposi, oltre che tornare al Cigno, dove facevo le mie ricreazioni, perché non rimanevo in classe, ma vantando il fatto che ero stato escluso, il preside Angelone mi permetteva di uscire, oltre che continuare a prendere i favolosi frappè Monterosa del Cigno, ho detto dedicherò parte della mia vita a combattere questa violenza ignobile di escludere proprio nel momento in cui con dolcezza bisognerebbe unire in una scuola certamente anche competitiva, ma per la valorizzazione delle capacità, ma anche delle incapacità che possono diventare ricchezza. La scuola deve ed è la scuola delle differenze. Io non ho mai amato, l'ho detto in altro modo, i solisti. Ho sempre amato l'orchestra, perché è da lì che nascono le musiche migliori. Quando vedo queste faccette così diverse, gli occhi più obliqui, modi di comunicare diverso, ma sempre ricco, e li vedo felici, e vedo felici i genitori. Vedo rasserenato il territorio in questa educazione civica di psicologia infantile, di apprendimento infantile che prescinde da singole capacità superficiali e va a cercare l'anima, la personalità, magari complessa, qualche volta un po' sotterrata, di persone in difficoltà. Beh, io dico che bello, che meraviglia questa pittura che nasce da tanti colori diversi e non nasce da una monocromia, sinceramente da un quadro di Fontana tutto rosso e un quadro di Van Gogh, magari con qualche piccolo, come dire, sberleffo alla realtà. Io preferisco Van Gogh, senza non dire che ho amato anche Fontana. Cioè, quello che voglio dire è che con il rispetto dei tempi, delle difficoltà, bisogna dire una cosa e poi andiamo avanti. Sembra che la realtà di integrazione delle persone con disabilità nella scuola possa togliere qualcosa a qualcuno, per esempio un intervento più specialistico immediato, ma quanto si perde in una iperspecializzazione rispetto alle migliaia di stimoli che ogni giorno tra coetanei si hanno, anche nella negatività, anche nello sberleffo. L'importante è vivere assieme per crescere assieme. La diversità non deve creare muri, come purtroppo nelle guerre si creano in questo periodo. Deve creare comunicazione, deve creare la gioia di condividere gli odori, i sapori, il gioco di gruppo, la cianchetta, il balbettio, l'urlo, magari il andare fuori riga quando si scrive, ma che bella la diversità insieme, è sempre ricchezza. Le ha fatto piacere quello che ha detto il Presidente del Senato La Russa, quello che hanno detto tanti esponenti politici del centrodestra contro Vannacci? Ignazio non è mai contro qualcuno, anche con me, qualche volta sorrideci, facciamo ironia, ci provochiamo, ma certo che sono soddisfatto, però credo che si parli troppo di una realtà che forse nasconde un po' cinicamente,
un po' scioccamente, la voglia di notorietà. Mi permetto di ricordare al generale, però sinceramente non amo questi confronti, insomma, li disprezzo un po'. Gli voglio ricordare che se uno si crede che andando molto in alto su un monte si scivola, si casca e si fa male. Io sono per il gioco di squadra dove tutti magari qualche volta perdono, ma talvolta spesso vincono tutti assieme. Ripeto, i provvedimenti, oltre che le parole che questo governo Meloni sta realizzando, sono proprio positivamente in funzione di mettere al centro le scelte anche della persona con handicap, con disabilità, dicevo con handicap perché sono un po' antico, e quindi più che le parole a un generale forse in cerca di identità, forse è lui il vero disabile che vorrebbe avere più voce, più ascolto, la risposta è quella istituzionale, e questa c'è, mi aggrada molto, e sono con questa realtà dove posso anche dire la mia con molta dolcezza, perché la dolcezza vince sempre. Non mi affascina questo generale in cerca di notorietà, lo considero un pochettino cinico, e quando ci si appresta a una tornata elettorale il cinismo sembra che paghi, ma poi in realtà è qualcosa che ti torna indietro come un boomerang e ti fa male alla testa, oppure esprime davvero pensieri che condivide, se pensieri può esprimere, e allora speriamo che si ritiri. Però ripeto, non è una lotta ad personam, io penso che la buona realtà vinca sempre, e soprattutto vinca la lealtà. Non so se questo generaletto ce l'abbia. Quando pare abbia detto una persona che fa 100 metri, batterà sempre una persona con disabilità, tanto magari andasse a vedere un po' di paralimpiadi. Poi sinceramente in una corsa al quoziente intellettivo credo, ma non lo farò certo con lui perché non mi interessa, vincerei sempre io, ma ripeto, anche questa è una visione troppo narcisistica rispetto al soggetto. Allora, buona vittoria. Io la ringrazio, ringrazio il senatore Antonio Guidi, col quale abbiamo parlato di queste parole del generale Vannacci sui disabili della scuola. Grazie. Le persone con disabilità non ringrazieranno mai sciocchezze, vanno avanti capendo benissimo che hanno bisogno, e questo sì, solamente di una cosa, di non avere pregiudizi, perché sono una vera barriera, e non avere persone stupidotte, perché già dobbiamo combattere contro il ritardo mentale per valorizzarlo, e non persone che si valorizzano facendo finta di esprimere pensieri che nemmeno prova, e andiamo avanti. Sono molto contento di quello che sta accadendo, e se c'è una cosa che posso ringraziare il generale cosiddetto, beh, è quella di aver contribuito a far parlare tramite lui, per le sciocchezze che dice, della realtà meravigliosa dell'integrazione delle persone con handicap. E io, vedi, ho usato handicap perché parlo di me, me ne intendo, se non altro perché vivo la gioia di avere questa integrazione persino in questa stanza che è il Senato, ma più valido di tutti è quella della classe. Domani c'è il 1º maggio, e allora
esprimo un concetto che più volte ho espresso anche alla Camera, anche qui al Senato. Battiamoci per difendere il lavoro di chi ce l'ha, di creare lavoro per chi ancora non ce l'ha, tenendo conto che troppe persone con disabilità attendono per da troppo tempo il lavoro che meritano, perché l'eccessiva attesa, questa sì, è una vera disabilità. Grazie al senatore Antonio Guidi. Viva il primo maggio!